Dopo 11 anni di incomprensioni, questo video andava fatto. Però piano piano ha imparato. Tu stai imparando. Punti di vista. Punti di vista. Italiano versus. Toscano. Allora, Quindi iniziamo. iniziamo facile. In italiano è immondizia. In Toscano, questo l'è i sudicio. E ride, che ride, che cosa ridi? Ah, vabbè, e questo? Allora, questo Aprite lavandino da esterno. le orecchie. No, proprio no, in Toscano questo l'è il bozzino. Ma perché sempre i bozzino, i sudicio? Vabbè, ho Cioè il capito. le. Vabbè, gli do Ah, l'articolo. questa è Ah. la scopa. Te dirai O la scopa. ramazza. Ma qual è la palla? È peggio a baseball. Raga, semplicemente questa è la granata. No, granata La no, cioè non si può granata. sentire. La Vabbè. Ma granata in che senso? La granata è un'altra cosa, la bomba, tipo. Vabbè, in italiano si dice granata per la bomba. Scusate. Ovvio. A paletta. La cassetta. Ma cos'è? La Sì, la cassetta. cassetta è quella tipo VHS. Ma che VH? Vabbè, anche quella. Ma in Anche. Ma inglese. allora. Ma in inglese la stessa parola play vuol dire suonare, giocare, play vorrà dire altro. Oh, cazzo, sembrava. Cioè, scusa, la stessa parola la puoi usare per No. mille modi, per mille significati. Oh, Strofinaccio. bellino in italiano, ma è meglio in toscano. L'asciugino. Cioè, ma mi rendete conto di cosa devo sopportare? Oh, come si chiama questo in Straccio. italiano? Dare lo straccio. Si passa lo straccio. Dare il cencio, ragazzi, date il cencio. Cencio? Andate dalla donna delle pulizie e ditegli che puoi dare il cencio nella stanza. A posto, lei Ok. la capisce. Non è Questo? vero. Questo? Infame, infame. Crostolo, chiacchiere, a casa tua? Questi sono i cenci. A carnevale ci sono i cenci. Questo dolce fritto. Scusa, posso? Ma perché allora? Posso? Cos'è? Allora, i cenci. Qui? È maschile singolare. Vabbè, se passi più? E No, passo il cencio. se ne passi due? Non ne passo due. Non è che si dà due O i cencio vabbè, con il due ce mani. Si ok. dà con Qui, una mano. questo? Questi sono i cenci Ma se dolce. tanti, ma se ne Sono i mangio do. uno, mi Ehi, passi? mi dai un cencio? Sì. Allora, io ho una mia teoria. Detto questo, non è. Io ho una mia teoria. Detto questo, non so quanto sia scientifica. Se vedete, la forma è uguale a quella di cencio barra straccio, va bene? Che si dà per terra. Cioè, la forma è uguale. Allora, noi che si dice play to piano, play to football, allora noi si dice, cencio per lavare e cencio a carnevale. Easy. Vedi? T'ho fatto la similitudine con Andiamo l'inglese. avanti, che è meglio. L'inglese apprende dai toscani. Schiena. Questa è. Lo Beh, schiena è giusto, corretto, ma si dice potrebbe dire il groppone. Soprattutto quando tira sui groppone. Via! Quando Allora, ti do grattare il grattami il groppone. È più. Questo, il Ma melone. domanda, perché Questo è io un sono in un melone. Ti angolino? sei Si messo, dovrà hai fatto tu l'inquadratura. Melone. Oh, il melone, il melone. Quando siete in Toscana potrebbe capitare che vi sentite dire ippopone. Sentiate, Ah, lo o il sentiamo. congiuntivo. Ah, beh, no, il congiuntivo si dice. Qui sono Non lo ignorante. so, Qui eh. sono io che sono ignorante. No, può essere che in Toscana vi sentiate dire ippopone. Ippopone. E ippopone è molto buono da mangiare soprattutto in barca con il prosciutto. Buono, buonissimo, buonissimo. Perché scusa se non lo mangi in barca? No, però mi ricorda tanto i pranzi che facevo In quando andavo in barca. barca. Era bello, con i popponi, il prosciutto e qualche Cos'è altro sta spruzzino. cosa? Ah, vabbè, una Oh, matita.
Beh, detto da voi, matita, da te, matita, io lo chiamo lapis. A scuola io ho l'astuccio con le matite e il lapis. Posso dire un trauma quando andavo a scuola a Firenze, un trauma. Mi passi il lapis, mi dai lapis, ce l'hai un lapis? E lapis. Questo? Lapis. Tempera matite. Appunta lapis. Cioè, easy, ragazzi, semplifichiamola la vita, non ce la intortiamo i temperamatite, ci ho messo mezz'ora a dirlo, appunta lapis. Appunta lapis. Gli fai la punta ai lapis, è geniale, è geniale. Penso che sia l'ultimo. Quando vado al bar io chiedo un cornetto. Quando vado al bar a Milano non mi arrefiscano perché io chiedo... Vorrei una pasta di cioccolato. La pasta. Scusa, e tu cosa butti all'una? La pasta. Questa non la so spiegare. Ragazzi, è la pasta. Anzi, spiegatecela voi se voi lo sapete. Amici toscani, spiegateci perché questa la si chiama pasta. Ma come lo dici tu? Io l'ho sempre chiamata pasta, fino a prova contraria. No, in Toscana, che io. In Toscana si dice pasta. No, voglio una pasta di cioccolato, voglio una pasta alla crema. 11 anni di incomprensione. 11 anni questo di gioia. Questo è il segreto 11 anni di gioie, ragazzi. Facciamo un chiarimento. L'Italia nasce grazie all'epoca dei Romani. I Romani l'hanno fondata. Ma attenzione, perché la lingua la deriva dal toscano. Tagliatelo. Che si studia a scuola e non si studia Palladio, si studia un po' di Manzoni, ma perché ha fatto un bel libretto. Ma si studia la Divina Commedia. E dalla Divina Commedia tante cose derivano, okay, dall'italiano derivano da tante cose.